call you now. Questa frase è lapidaria, come se fosse un sasso lanciato in uno stagno che fa tantissimi cerchi concentrici di solidarietà. E dove c'è la solidarietà non può mancare Tonino Boccadamo. Ciao a tutti. Sì, in effetti è una frase che porto dentro con molto, 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 molto sentimento e affetto. Io chiaramente ho avuto la poliomielite da bambino e quindi non posso non essere presente in tutte quelle manifestazioni, in quelle occasioni, in quelle opportunità dove si può dare un contributo per sconfiggere la polio nel mondo. Manca tanto così, noi del Rotary diciamo proprio questo gesto, manca tanto così per sconfiggere la polio. E con solo 0,60 centesimi si può comprare un vaccino e salvare magari la vita a un bambino. Perché non essere qui quindi questa sera? Ecco, però Tonino, tu che giri il mondo, hai detto già molto bene, basta veramente poco, siamo a un passo, però tu che viaggi molto, qual è la situazione in giro per il mondo e qual è la differenza che riscontri con invece l'attenzione che i media pongono nei confronti di incentivare attraverso la sanità i vaccini? Allora, per quanto riguarda la comunicazione è molto carente, purtroppo non si è nemmeno aiutati noi volontari per poter andare a fare le vaccinazioni ai bambini dagli organismi, dagli enti, dalle istituzioni che invece si contrappongono molto a queste iniziative solidali. Purtroppo è una lotta immane contro l'ignoranza, è l'ignoranza che fa ancora sopravvivere queste malattie. Quindi con la tenacia, con la insistenza, con tutti i modi in cui è importante e indispensabile poter essere in quei paesi dove appunto Afghanistan, Pakistan e anche la Nigeria ha riacceso dei focolai, perché i popoli si spostano, le guerre fanno migrare le persone e quindi può riaccendersi il focolare della poliomielite in tutto il mondo. Non c'è un paese che si possa dire salvo per sempre se non sconfiggiamo fino all'ultimo caso del virus. L'importanza di essere qui, tra l'altro anche con il tuo brand totalmente made in Italy, anzi made in Ciociaria. Tonino, io scopro in te ogni giorno un personaggio sempre più sorprendente, ti ringrazio veramente perché hai un carisma unico e sei soprattutto in grado di trascinare dietro di te le persone. Ma come fai? Da dove ti viene tutta questa forza? Oltre che essere un marchio di eccellenza. Non so neanche io, ma è la forza di voler vincere nella vita, il riscatto di quello che mi è mancato all'infanzia e la voglia quindi di viverla tutta questa vita, in ogni secondo, in ogni momento. Quindi la creatività che nasce appunto in Ciociaria, nei nostri laboratori, nella nostra maison, è anche qui stasera con le splendide modelle che magnificamente indosseranno le nostre creazioni.